Va ora in onda 3 minuti con... Conduce Mirko Zebrone. Primo appuntamento di 3 minuti con per la stagione 2015-2016, importantissima per lo sport perché porterà direttamente a Rio de Janeiro. E non dico Rio de Janeiro per puro caso, perché l'ospite di oggi è Simone Ruffini. Ciao Simone! Ciao! Come stai? Intanto bentornato, finalmente a Tolentino, finalmente in Italia, finalmente a casa. Finalmente a casa, sì, adesso abbiamo un paio di settimane di riposo e le facciamo tutte a casa. Un gran divertimento per te per quanto riguarda i mondiali di Kazan, una 25 km vinta e una qualificazione nella 10 km che è quella praticamente che è più importante per voi atleti, dato che è l'unica gara presente nel nuoto di fondo a Rio de Janeiro. Beh sì, il mondiale si è concluso in maniera eccellente per quanto mi riguarda, la 25 km fantastica, come ormai penso si sa abbastanza in giro, e comunque l'obiettivo quest'anno era la 10 km, la qualificazione olimpica, obiettivo raggiunto, quindi siamo più che contenti. Contentissima anche una persona a caso, la tua ragazza Aurora Ponsele, a cui hai dedicato un grande messaggio. Senti, ma era una cosa che tu avevi pensato che si sapeva qualcuno nell'ambiente del nuoto di fondo, nell'ambiente Italia lì a Kazan, o è una cosa che ha sorpreso tu? No, è una cosa che ha sorpreso abbastanza, una cosa che pensavo da fare da un po' di tempo, e ho colto l'occasione di questa, di essere al centro dell'attenzione e metterci anche lei una volta ogni tanto. Al centro dell'attenzione hai messo la tua medaglia, hai anche provato il circuito di Rio. Sì, abbiamo provato la settimana scorsa il circuito di Rio e l'organizzazione diciamo è un po' indietro, ma giustamente c'è ancora un anno di lavoro. Il percorso comunque sì, diciamo è una cosa strana, diversa dagli altri, non sarà un rettangolo, non sarà il solito rettangolo, altre forme varie, è una cosa nuova diciamo. E poi si ritorna. Positiva o negativa rispetto a nuotare in una piscina di grandi dimensioni? Beh, come quella finalmente di si torna in mare, finalmente. Noi là abbiamo beccato un giorno mare tranquillo, il giorno dopo temperatura bassa e mare mosso. Quindi ci saranno tanti fattori che potranno incidere sulle prestazioni degli atleti stessi. Parlando di cinema, sei un grande appassionato di Minions. Sei andato a vedere il film, come l'hai trovato? Ti è piaciuto? Quanto ti è piaciuto? Il film è piaciuto un sacco. La prima parte un po' moscia, diciamo, ma poi dopo ne è valsa la pena. Il pezzo alla fine ha ripagato tutto il film, il finale, diciamo. Quindi che voto vogliamo dare al Minions il film? Beh, solo perché ci sono i Minions 12 su 10. Senti, Rio, abbiamo detto, è l'appuntamento chiave della stagione che verrà. Quali saranno le prossime tappe in cui ti vedremo per quanto riguarda le acque libere? Ma ancora non sappiamo cosa faremo, dove andremo. Adesso abbiamo staccato la spina, ho staccato la spina un po' dal mondo del nuoto. Come tornerò a Roma si inizierà a parlare un po' della stagione, delle gare e cosa si farà. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a te. E appuntamento con la prossima puntata di 3 minuti con...